a seguito di articolata e complessa attività info-investigativa condotta nel territorio di Agira, personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Enna del Commissariato Distaccato di Leonforte ha tratto in arresto in flagranza di reato due uomini, padre e figlio, entrambi residenti nella provincia di Enna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su indicazione della locale Procura della Repubblica, il padre è stato assoggiato in carcere mentre il figlio è stato posto agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Piazza Armerina hanno prestato soccorso a un'anziana donna che nei giorni scorsi si trovava a vagare per le vie del centro cittadino in stato confusionale. La donna è stata notata da una soldatessa originaria di Piazza Armerina che si trovava in licenza nella sua città natale. La donna è stata accompagnata presso la caserma di via Gabriele D'Annunzio, dove è stato possibile individuare la sua abitazione e contattare i parenti. Deposta ieri pomeriggio una corona di fiori nella tomba di Napoleone Colajanni al cimitero di Enna, in ricordo della sua nascita avvenuta il 28 aprile 1847. Alla commemorazione organizzata dal centro studi MedMeds erano presenti diversi cittadini, studiosi e rappresentanti del mondo sindacale e politico. Presentato il ricco programma dei festeggiamenti dei 50 anni della fondazione della confraternita Santissimo Crocifisso di Pergusa, che si svolgeranno dal 2 al 7 maggio. Quest'anno, in occasione di questo importante anniversario, ha detto il rettore Savio Greco, abbiamo voluto una festa in grande, recuperando i giochi popolari, i fuochi d'artificio, un bel concerto, la processione del crocifisso alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, così come si svolgeva in origine. Abbiamo chiamato a raccolta, prosegue, tante forze cittadine nel segno della condivisione per onorare la crescita e lo sviluppo del territorio. Giornata clou domenica 7 maggio con la processione per le vie di Pergusa, i fuochi pirotecnici e il concerto dei Tinturi all'autodromo. La raccolta differenziata nella città di Enna non prevede per stasera alcun conferimento. La raccolta riprenderà domenica sera. Lunedì 1 maggio il servizio di raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche non subirà variazioni e si terrà regolarmente. Le utenze domestiche sono invitate domenica sera quindi a conferire l'umido e il metallo, lunedì sera il secco residuo. Per le utenze non domestiche invece il ritiro delle frazioni giorno 1 maggio avverrà solo di mattina. Le utenze non domestiche sono pertanto invitate a conferire l'umido e il metallo lunedì mattina, la plastica e il secco residuo martedì mattina, l'umido e il cartone martedì pomeriggio. I centri comunali di raccolta di Contrada Venova e Contrada Scifitello rimarranno chiusi lunedì. Per ulteriori approfontimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.